La tregua di Primo Levi. Questo è il racconto dei 9 mesi che sono succeduti alla liberazione dal campo di sterminio di Auschwitz da parte di Primo Levi. Insomma, non è il racconto della sua permanenza nel lager, ma sono i mesi seguenti il racconto del ritorno di Primo Levi in Italia, un ritorno che non è stato appunto così immediato, visto che ci ha messo, dicevamo, circa 9 mesi. Questo racconto prende l'avvio proprio dall'arrivo dei russi al campo. Eppure la presenza del lager, perché poi ci si allontana dal campo di Auschwitz, a un certo punto si va in un'altra città della Polonia, poi in Russia e quasi quasi si attraversa tutta l'Europa centrale. Tuttavia, la presenza del lager pervade tutto il testo, è implicita, è inquietante, soprattutto è incancellabile, perché quello che ha lasciato nel cuore non può essere dimenticato. Sotto questo punto di vista è una denuncia ancora più netta e chiara della disumanità del lager rispetto a se questo è un uomo. Infatti è paradossale, ma proprio leggere questo racconto ancora di più fa capire l'assurdità e la disumanità del lager, del campo di concentramento nazista. La metafora del viaggio. La metafora ricorrente nel libro è quella del viaggio. In fondo, la tregua è il racconto di un viaggio. Un viaggio circolare, però, dal moto apparente, cioè non è un viaggio lineare verso una meta, ma è un viaggio che ritorna al punto di partenza, dicevamo, al punto di partenza del lager, in cui quindi non si procede da un punto A a un punto B, ma da A si ritorna ad A. Paradossalmente, infatti, a un certo punto del viaggio, Primo Levi si trova a riflettere su questo. Siamo ritornati quasi al punto di partenza, siamo appena 200 km da Katowice, da Cracovia, insomma, dal punto della Polonia da cui siamo partiti, no? In questo viaggio di ritorno. Quindi è ciclico in senso fisico, concreto, poiché dopo mesi di viaggio quasi quasi Primo Levi ritorna nella Polonia, appunto, dalla quale era partito. Inoltre c'è un tratto di strada da Smerinka a Stare Doroghi che Primo Levi percorre prima in direzione sud-nord a luglio e poi da nord a sud a settembre con una leggera variazione, quindi anche lì costruendo quasi un circolo, no? Nella Russia. Poi però dicevamo che è ciclico, cioè ritorna all'inizio, soprattutto in senso spirituale, perché parte dal lager e al lager Levi ritorna sempre, spesso, col pensiero, fino alla fine vedremo. Avventura picaresca. Il viaggio di Primo Levi si configura anche come una sorta di vagabondaggio alla ricerca del pane. Il lager aveva imposto la sua legge, dicevano i latini, primum vivere, deinde filosofare, prima vivere, poi stare a far filosofia o ad argomentare. Questa è la legge che ha imposto il lager a Primo Levi e non solo. In base a questa legge, l'imperativo categorico era quello di procurarsi da mangiare in un modo o nell'altro. Anche una volta usciti dal lager non sarà sempre facile soddisfare a questo imperativo categorico in quei 9 mesi, come vedremo. Il lager, il bisogno, la fame stravolgono le gerarchie dei valori, per cui non solo per Cesare, che è un amico, un romanaccio, diciamo, un romano, insomma, amico di Primo Levi, ma anche per lo stesso Primo Levi, che osserva con un sorriso bonario, no? Il suo amico Cesare, rubare è lecito, in quella situazione, in quella condizione è giusto rubare, e donare un pesce ad una famiglia che ne ha bisogno è invece una cosa di cui vergognarsi. In questo ribaltamento dei valori vedremo che Cesare si vergogna perché ha regalato un pesce invece di venderlo. Memoriale. Come se questo è un uomo, anche la tregua è anzitutto un ricordo di un'esperienza vissuta, un romanzo memoriale, quindi.
Per Levi la memoria ha un valore come rievocazione, testimonianza per i posteri. Del resto è proprio grazie a testimonianze come quella di Levi che venne istituita la giornata della memoria. Un brano del testo di Primo Levi, una delle primissime righe, insomma, del romanzo, dice: La prima pattuglia russa, giunse in vista del campo verso il mezzogiorno del 27 gennaio 1945. E da allora in poi, quindi il 27 gennaio, cioè almeno per noi, da un po' di tempo, poi non da allora, ma per noi in questi ultimi decenni, il 27 gennaio è diventato appunto il giorno della memoria, la memoria dell'Olocausto, il tempo dilatato. Se gli spazi sono circolari, i tempi nel romanzo sono anch'essi soggetti a distorsione, diciamo, dilatati all'inverosimile, come scrive lo stesso autore a pagina 189 del testo, parlando di come fosse opinabile il concetto del domani, quando per esempio i russi promettevano di far partire gli italiani finalmente da Stari e Doroghi, un posto in cui gli italiani erano stati per 2 mesi fermi. I russi promettono domani partirete, poi in realtà partiranno, sarebbero partiti poi il giorno dopo, quindi 2 giorni dopo l'annuncio. Infatti, dice Primo Levi, il termine russo corrispondente al nostro domani, per uno di quegli slittamenti semantici, quindi cambiamenti di significato, che non sono mai senza perché, viene a dire qualcosa di assai meno definito e perentorio del nostro domani. E in armonia con le abitudini russe, vale piuttosto un giorno fra i prossimi, una volta o l'altra, in un tempo non lontano. Insomma, il rigore della determinazione temporale vi è dolcemente sfumato. I nostri italiani dovettero pazientire parecchio, dovettero esercitare insomma la virtù della pazienza in quei mesi, quando i russi soprattutto promettevano loro qualcosa e non lo facevano immediatamente perché erano un po' approssimativi. L'arco di tempo all'interno del quale si svolgono gli avvenimenti, dicevamo, è di circa 9 mesi, dal 17 gennaio del 1945, che è il giorno in cui i nazisti abbandonano Auschwitz. Quindi per 10 giorni i prigionieri rimangono lì nel lager, per esempio nell'infermeria dove si trova appunto Primo Levi, e i russi ancora non arrivano. Fino al 19 ottobre dello stesso anno, quindi sempre del 1945, quando Primo Levi ricompare inaspettatamente a casa sua a Torino. Non si aspettano neanche, nessuno dei suoi parenti si aspettava che potesse ritornare quel giorno lì. Lo stile di Primo Levi è quello già conosciuto, ad esempio in Se questo è un uomo, oppure in racconti scientifici come ad esempio Il sistema periodico, Racconti di vita, eccetera. L'alternarsi di racconti e di riflessioni, anzi, il continuo emergere del giudizio, che però non è mai pedante, cioè neanche pesante o astratto, perché parte sempre dalla realtà il giudizio, è segno di una tensione etica sempre viva. Per questo Levi si sofferma ad osservare il comportamento degli uomini. Certo, ci viene in mente Alessandro Manzoni, no? Che spesso ferma il corso della narrazione per giudicare i personaggi, quello che fanno, su tanti aspetti, la corrispondenza, eccetera, eccetera. Come andavano le cose nel 600, solo che nel romanzo dei Promessi Sposi ovviamente il narratore è onnisciente, perché non è un personaggio, all'interno della vicenda. Invece, questi due romanzi autobiografici di Primo Levi, Primo è sicuramente il narratore, l'autore e il narratore, ma è anche il protagonista di queste vicende. Da notare anche la concretezza, l'immediatezza nello stile di Primo Levi.
che è dovuta anche al suo primo mestiere, mestiere di chimico, dello scrittore, come dice lui stesso nella prefazione al libro. Questo libro fu pubblicato nel 63, nel 65 se non erro. Primo Levi fece una prefazione per una successiva edizione di questo libro. Alla fine di questa prefazione lui scrive: "Il mio mestiere quotidiano mi ha insegnato e continua ad insegnarmi molte cose di cui ogni scrittore ha bisogno. Mi ha educato alla concretezza e alla precisione, all'abitudine di pesare ogni parola con lo scrupolo di chi esegue un'analisi quantitativa. Soprattutto mi ha abituato a quello stato d'animo che suole chiamarsi obiettività, vale a dire al riconoscimento della dignità intrinseca non solo delle persone, ma anche delle cose, alla loro verità che occorre riconoscere e non distorcere se non si vuole cadere nel generico, nel vuoto e nel falso." Per questo motivo Primo Levi predilige le frasi brevi e usa frequentemente la punteggiatura, il che, come è noto, rende più chiaro il discorso e logici i passaggi del testo. Anche Calvino si porrà in questa strada. Primo Levi parla di concretezza e precisione nella scelta, ad esempio, delle parole. E Calvino parlerà di esattezza in una delle sue lezioni americane. Non a caso anche Calvino ricercherà il segreto del suo stile nella scienza, se pensate ad esempio a Palomar, Tycho Zero, le cosmicomiche, eccetera, eccetera. La lingua. Sono presenti, oltre all'italiano, tutte le lingue d'Europa, nonché l'Yiddish. Era praticamente una lingua degli ebrei tedeschi o comunque dell'Europa centrale o centro-orientale. E anche il latino, in reminiscenze scolastiche, come Is Fretus, vale a dire su questi bei fondamenti, no? Quando deve Primo Levi far capire a della gente, insomma, popolani russi che vuole comprare, o meglio, barattare i piatti che lui ha per avere una gallina, lui dice, lui pensa, ma i russi parlano una lingua indoeuropea come noi, quindi magari la parola gallina ha una radice comune e se io dico gallina, automaticamente loro capiranno che cosa voglio, ma non è esattamente così. In questo modo Levi rappresenta la Babele dei deportati, il francese Charles, piuttosto che il polacco, piuttosto che il russo, appunto, poi c'è il rumeno, l'ungherese, il tedesco, eccetera, eccetera, in questo libro. Dicevamo la Babele dei deportati, ma nello stesso tempo rivela il sogno dell'uomo di comunicare con un altro, con l'altro simile. Questa è un'altra condizione essenziale per essere veramente un uomo, anche se certe volte alla precisione della parola supplisce l'espressività popolare, come nel caso del gergo romanesco di Cesare, e Primo Levi si diverte, no, a vedere Cesare che riesce a farsi capire dai polacchi parlando praticamente nel dialetto romanesco. Però è chiaro che c'è questa tensione, no? A capirsi, a comprendersi, a usare le parole, a imparare anche le lingue. Ecco, il film. Da questo libro è stato tratto un film del 1997, diretto da Francesco Rosi. Molte delle immagini che compaiono in queste slide sono tratte da esso. Così come in Se questo è un uomo, anche nella tregua, insomma, abbiamo una poesia introduttiva, cioè lo scrittore ha messo prima del suo testo una poesia introduttiva che è molto significativa ed è legata, strettamente legata e connessa al testo, è da considerare già una parte significativa del testo, come vedremo quando parleremo alla fine della struttura ciclica.
Sognavamo nelle notti feroci, sogni densi e violenti, sognati con anima e corpo. Anche il sogno compare sia all'inizio, vedremo sia alla fine del romanzo. Il sogno, quando sono deportati, è un sogno di libertà, di pace e anche il sogno di poter mangiare finalmente, di tornare a casa. Il sogno, una volta che si è tornati a casa, è l'incubo del lager che non ti lascia comunque tranquillo. Il sogno che facevano, dicevamo, quando erano prigionieri, tornare, mangiare, raccontare. Anche questa è un'altra esigenza importantissima che sente impellente Primo Levi. Tant'è vero che praticamente quando torna a Torino, subito, quasi di getto, scrive Se questo è un uomo, che è stato pubblicato nel 1947. Non dimentica comunque l'esperienza che ha fatto e così poi nel 61-62 riprende in mano la penna per completare la memoria scrivendo appunto La tregua, pubblicata nel 63. Il comando dell'alba, Stavac, questa è una parola polacca che era usata nel campo di concentramento di Auschwitz, anche a Buna-Monowitz, il campo limitrofo dove si trovava Primo Levi, per far svegliare i prigionieri al mattino. Anche questo è un po' come un incubo che ritorna frequentemente nella mente, nei pensieri di Primo Levi. E si spezzava in petto il cuore quando sentivamo questo grido, l'urlo di alzarsi, no? In polacco, ci si spezzava il cuore, no? Era come, magari se loro stavano sognando, era come riaprire gli occhi di fronte alla cruda realtà del lager. Ora abbiamo ritrovato la casa, il nostro ventre è sazio, la legge, no? Di cui vi ho parlato prima, no? Cioè, prima di tutto, saziare il corpo, no? Che così ha patito, no? In quell'anno nel lager. Abbiamo finito di raccontare, è tempo, presto udremo ancora il comando straniero, Stavac. E così questo comando straniero diventa quasi un presagio di morte, ma ritorneremo su questo. Iniziamo a riassumere il testo, come facciamo sempre in questi nostri contributi, che hanno un valore didattico, anche di sussidio per gli studenti. Ecco perché quindi noi facciamo una parte proprio di riassunto. Se invece voi volevate degli spunti per accostarvi alla lettura di questo libro, penso che ce ne siano già abbastanza, che penso di avervene dati abbastanza fino ad adesso, e quindi potete iniziare a leggere e lasciate perdere l'ascolto o la visione. Il disgelo è il primo capitolo. C'è una serie di capitoletti, una quindicina, diciamo così, di capitoletti in questo libro di 220 pagine circa, che hanno un titolo. Il primo si intitola Il disgelo. Il disgelo perché alla fine di gennaio comincia finalmente la neve a sciogliersi, si intravede la fine dell'inverno, di quel tremendo inverno tra il 44 e il 45, disgelo anche nel cuore perché finalmente arrivano i liberatori. L'ora della libertà però suonò grave e chiusa e ci riempì gli animi ad un tempo di gioia e di un doloroso senso di pudore, per cui avremmo voluto lavare le nostre coscienze e le nostre memorie della bruttura che vi giaceva. Sì, è vero, arrivano i liberatori, ma c'è ancora un peso nella coscienza, il senso del pudore, qualcosa, un impellente bisogno di lavare la propria coscienza, un tentativo quantomeno di lavare la propria coscienza, che però non riuscirà mai del tutto. E di pena, oltretutto, un senso anche di pena, perché sentivamo che questo non poteva avvenire, che nulla mai più sarebbe potuto avvenire di così buono e puro da cancellare il nostro passato, e che i segni dell'offesa
sarebbero rimasti in noi per sempre e nei ricordi di chi vi ha assistito e nei luoghi ove avvenne e nei racconti che ne avremmo fatto, che ne avremmo fatti. Ecco, dicevamo, la memoria, il ricordo indelebile, purtroppo un senso di angoscia che chi ha provato quell'esperienza non riesce a lasciare, di cui non riesce a privarsi, poiché, ed è questo il tremendo privilegio della nostra generazione, del mio popolo. Vedete come proprio qui siamo, questa è una delle prime pagine, pagina 5 e 6 del romanzo, vedete come accanto alla narrazione di quello che sta avvenendo, i russi stanno aprendo il campo di concentramento, stanno chiedendo ai polacchi di accudire i prigionieri, stanno dando loro da mangiare, eccetera. Comunque c'è subito la riflessione, diceva. Poiché, ed è questo il tremendo privilegio della nostra generazione e del mio popolo, il popolo ebraico, nessuno mai ha potuto meglio di noi cogliere la natura insanabile dell'offesa. L'offesa non si può sanare, non si può guarire, è una ferita che rimane e che non si può togliere del tutto, che dilaga come un contagio, anzi addirittura è contagiosa. È stolto pensare che la giustizia umana la estingua. Non è che col processo di Norimberga, cioè condannando a morte gli aguzzini nazisti, si sia risolto comunque il problema, si sia sistemato il tutto. Essa è un'inesauribile fonte di male. Incomincia una spirale tremenda di male, no? Che quantomeno rimane dentro nel cuore, nella coscienza di chi ha vissuto questa esperienza. Spezza il corpo e l'anima dei sommersi, cioè di queste delle persone che hanno provato, no, questa esperienza. Li spegne e li rende abietti. E questo purtroppo avviene, e lo racconta Primo Levi, no? Quando dice certe volte come si comportavano alcuni degli ex prigionieri, soprattutto degli ex capo, no, del lager. Risale come infamia sugli oppressori, quindi tutto il popolo tedesco è macchiato da questa infamia. Si perpetua come odio nei superstiti e pullula in mille modi contro la stessa volontà di tutti, anche se non lo vogliamo, rimane questa macchia tremenda nella nostra coscienza, nella nostra storia recente, nella nostra storia moderna e contemporanea. Siamo stati indubbiamente in quest'ultimo periodo della nostra storia molto più crudeli che in tutti i milioni di anni che hanno preceduto quest'ultimo secolo. Come sete di vendetta, come cedimento morale, come negazione, come stanchezza, come rinuncia, in un modo o nell'altro rimane questa macchia, rimane questa ferita insanabile. A un certo punto, comunque, quelli che si trovavano nel campo di Bunamonovitz, quindi anche Primo Levi, vengono trasferiti nel campo grande, quello di Auschwitz. A Buna, dove si trovava appunto, dove aveva passato il suo anno di prigionia Primo Levi, non si sapeva molto del campo grande, il primo campo, il campo grande anche per dimensioni, più grande, quello di Auschwitz vero e proprio, propriamente detto. Gli Häftlinge, che è una parola tedesca che vuol dire appunto i detenuti, gli internati, trasferiti da campo a campo, erano pochi, non loquaci, nessuno Häftling lo era, né facilmente creduti. E così, quando qualcuno di essi, durante la prigionia, si spostava da un campo all'altro e raccontava, nessuno gli credeva. Quando il carro di Jankel, ecco Jankel, adesso spiegheremo chi è, quando il carro di Jankel varcò la soglia famosa, rimanemmo sbalorditi. Bunamonovitz, la soglia dell'Arbeit Macht Frei. Bunamonovitz, con i suoi 12.000 abitanti, era un villaggio al confronto, era un piccolo paese al confronto del campo grande di Auschwitz. Quella in cui entravamo era una sterminata metropoli. Ecco, dicevamo, il carro di Jankel, quello che porta, trasporta
Primo Levi e altri, da Buna Monowitz ad Auschwitz. Jankel era uno Häftling, era un giovane ebreo russo, forse l'unico russo tra i superstiti. E in quanto tale si era trovato naturalmente a rivestire la funzione di interprete e di ufficiale di collegamento con i comandi sovietici. Ecco, provate a pensare, i tedeschi che odiavano gli ebrei e odiavano i russi, provate a pensare cosa hanno fatto degli ebrei russi nelle loro mani, li hanno decimati e sterminati tutti. Questo Jankel è uno dei pochi sopravvissuti e fa appunto da interprete e ufficiale di collegamento con i soldati sovietici e russi che sono giunti a liberare il campo. Ecco, quando arriva nel campo di Auschwitz e tra l'altro aiuta anche le infermiere, e ne conosce alcune anche alcune russe, altre polacche, eccetera. Gli capita di incontrare, di conoscere dei casi umani drammatici, tragici, e quello più drammatico, tragico che racconta è sicuramente quello di Urbinek, il bambino di 3 anni senza nome. Adesso spieghiamo perché senza nome. Questo nome gli era stato dato così, in modo un po' estemporaneo. Urbinek, che aveva 3 anni e forse era nato in Auschwitz, portato via coi suoi genitori perché, come ben sappiamo, i nazisti sterminavano vecchi e bambini e neonati. Anzi, i bambini poi morivano ancora di più perché non potevano aiutare nel campo di lavoro, diciamo così, no? E quindi erano proprio, appena arrivavano ad Auschwitz, praticamente sterminati. Non aveva forse mai visto un albero, Urbinek, che aveva combattuto come un uomo fino all'ultimo respiro, per conquistarsi l'entrata nel mondo degli uomini, da cui una potenza bestiale lo aveva bandito, perché qualcuno aveva deciso e stabilito che lui, accanto a tutti quanti gli altri bambini ebrei, dovesse essere sterminato. Era paralizzato dalle reni in giù. Ecco il dramma di chi libera questi prigionieri da Auschwitz, anche quello di non potere più di tanto aiutare alcuni di essi a sopravvivere, perché tale è la loro condizione fisica che non riescono a sopravvivere per molto tempo. Ad esempio Urbinek, che era paralizzato dalle reni in giù e aveva le gambe atrofiche, sottili come stecchi. Urbinek, il senza nome, il cui nome era stato assegnato forse da una delle donne che aveva interpretato con quelle sillabe una delle voci inarticolate che il piccolo ogni tanto emetteva. Urbinek, diceva questo piccolo bambino, allora, ti chiami così. Il cui minuscolo avambraccio era pure stato segnato col tatuaggio di Auschwitz. Urbinek morì ai primi giorni del marzo 1945, libero, ma non redento. Libero sì, non più prigioniero, ma non salvato. Nulla resta di lui. Egli testimonia attraverso queste mie parole. Ecco l'importanza della testimonianza. In realtà non sappiamo né il nome né il cognome, né la famiglia conosciamo di questo bambino, neanche la nazionalità. Ad Auschwitz Levi incontra anche ex capo, condizionati, anche se liberi dall'esperienza che avevano vissuta, perché anche loro comunque, anche i capo erano dei prigionieri nel campo di concentramento, cui i nazisti, gli ufficiali, davano degli incarichi, no? E facevano da tramite anche da spia tante volte, no? Per poter godere di una condizione leggermente migliore nel campo di concentramento. Spesso erano tedeschi, magari tedeschi prigionieri politici. Tanto da volerla perpetuare come il Kleine Kipura, è uno di questi ex capo, che continua a pensare al campo di Auschwitz così com'era quando c'erano i nazisti, no? E continua a pensare se stesso ancora come un capo, quindi come uno che ha una certa responsabilità sui prigionieri. E vociferava in tedesco imperiosi comandi
ad uno stuolo di schiavi inesistenti, è impazzito e continua a comandare, no? Come se fosse ancora un capo che deve comandare sui prigionieri a lui sottoposti. L'infezione del lager aveva fatto in lui troppa strada. Quindi a un certo punto lui è zitto, sta zitto ed erano molto preoccupati quando l'avevano visto così silenzioso. Ma poi comincia a parlare come se rimpiangessero il momento in cui stava zitto, no? Perché quando parla dice queste cose qua. Continua a urlare comandi in tedesco ai suoi sottoposti, presunti tali. Ecco, il greco Mordonaum ha un ruolo abbastanza importante in questa prima parte del libro. A un certo punto lui lo descrive, dice: la biografia del mio greco era lineare, quella di un uomo forte e freddo, solitario e laico, che si era mosso fin dall'infanzia entro le maglie rigide di una società mercantile. Mordonaum è quello che dice a Primo Levi: tu cosa sai fare? Io sono un chimico, adesso sto aiutando nell'infermeria, i medici, eccetera. Sì, ma sei uno stupido. Perché? Perché non hai le scarpe? Uno che non ha le scarpe è uno stupido. Anche il Mordonaum, in un certo senso, aveva attecchito un po' la mentalità del lager. Era o era stato accessibile anche ad altre istanze. Cioè non solo le istanze pratiche del commercio mercantili. Non era indifferente al cielo e al mare del suo paese, della Grecia, ai piaceri della casa e della famiglia, agli incontri dialettici, a discutere con gli amici, eccetera. Ma era stato condizionato a ricacciare tutto questo ai margini della sua giornata e della sua vita, affinché non turbasse quello che lui chiamava il travail d'homme. Qual è il lavoro dell'uomo nel campo di concentramento, nel lager? È quello di sopravvivere, no? La sua vita era stata di guerra e considerava vile e cieco chi rifiutasse questo suo universo di ferro. Cioè aveva una concezione della vita di questo genere, che la guerra non aveva fatto altro se non confermare, no? La vita è così, la vita è una guerra. Era venuto il lager per entrambi. Io lo avevo percepito come un mostruoso stravolgimento, una anomalia laida della mia storia e della storia del mondo, quindi perversa, qualcosa di inconcepibile per Primo Levi, che aveva vissuto sempre, lo vedremo, lo ripeteremo questo, nella sua vita, con la convinzione che l'uomo fosse buono, fino a quando non gli è capitata l'esperienza del lager, che ha tremendamente ribaltato questa sua credenza. Lui, Mordonaum, il greco, come una triste conferma di cose notorie. Lo sapevo già, dice Mordonaum, che cos'era la vita. Il lager non ha fatto altro se non confermarmelo. Guerra è sempre. Il greco, cioè, trova conferma nell'esperienza del... È sempre guerra, capite? Cioè, trova conferma nell'esperienza del lager di una sua convinzione, condensata nella frase: l'uomo è lupo all'uomo, dicevano appunto i latini, homo homini lupus. Mentre Primo Levi era convinto della bontà dell'uomo, quindi l'esperienza di quell'anno nel lager stravolse completamente l'esistenza di Primo Levi, mentre confermò Mordonaum nella sua concezione, in base alla quale l'uomo non fa altro se non essere violento, no? Cercare di prevalere sull'altro uomo. A un certo punto, finalmente, escono dal campo di concentramento di Auschwitz e per vie un po' traverse, non tutti insieme, vengono convogliati tutti in un altro campo, quello di Katowice, quindi vicino a Cracovia. Cioè, incomincia ad esserci un viaggio lì, no? Il viaggio di trasferimento, anche lì abbastanza avventuroso, da Auschwitz a Katowice. Una volta spostatosi su comando dei russi da Auschwitz a Katowice, Primo Levi nota sconsolato: a che serviva essere stati liberati se poi passavamo ancora i nostri giorni in una cornice di filo spinato? Infatti, questo qua di Katowice era comunque stato anche quello un campo, anche se non era un campo di sterminio come il campo di Auschwitz,
era stato comunque anch'esso un campo di concentramento, diciamo, dei tedeschi nazisti. Ecco, in questo campo incontra, fa amicizia con Leonardo, che poi starà insieme a lui per moltissimo tempo, una persona seria, una persona che condivide con lui il tentativo di far del bene agli altri, sotto la forma appunto della medicina, di assistere quindi quelli che sono ammalati. Nel campo di Bugocice, cioè il distretto periferico di Katowice, dove c'era questo campo di, insomma, dove si trovavano tutti gli ex prigionieri, trovai Leonardo, già accreditato come medico e assediato da una clientela poco redditizia ma molto numerosa. Tutti gli ex prigionieri che erano ammalati, che chiedevano aiuto a lui, certamente non potevano pagarlo. Veniva come me da Buna, quindi da Buna Manowitz, ed era arrivato a Katowice già da qualche settimana, seguendo vie meno intricate delle mie. L'ho già detto che il viaggio di trasferimento da Auschwitz a Katowice per Primo Levi è già abbastanza travagliato. Possedeva Leonardo, oltre alla fortuna, era sopravvissuto miracolosamente al lager, malgrado soffrisse il freddo e la fatica, e tutti quelli che soffrivano freddo e fatica nel lager non erano sopravvissuti, tranne Leonardo, appunto. Un'altra virtù essenziale in quei luoghi, una illimitata capacità di sopportazione, un coraggio silenzioso, non nativo, non religioso, non trascendente, ma deliberato e voluto, cioè coscientemente lui era in grado di sopportare tutto. Visto che c'era da sopportare parecchio, c'era stato da sopportare parecchio nel campo di concentramento, ma ancora, ma anche adesso abbiamo detto, devono fare esercizio di pazienza, no? Questi italiani. Dicevamo, un coraggio deliberato e voluto ora per ora, una pazienza virile da uomo che lo sosteneva miracolosamente al limite del collasso. Da adesso in poi Leonardo sarà un altro compagno inseparabile di Primo, e Primo condividerà con lui il supporto medico degli altri compagni, cioè dei prigionieri. Aiuterà Leonardo proprio, lo assisterà. Ho già detto, non mi soffermo su questo aspetto, che là Primo incontra anche delle donne, no? Anche in questo campo di Katowice, nell'infermeria, eccetera. Parliamo però adesso di Cesare. Olga, per esempio. Cesare, credo di non aver mai letto nulla di così sconvolgente come l'inizio di questo capitolo. Ecco, nel senso che adesso Primo Levi fa un flashback, torna indietro, con un flashback quindi ritorna al tempo dell'inizio del romanzo, cioè quei famosi maledetti 10 giorni dal 17 gennaio al 27 gennaio, quando loro erano stati abbandonati dai tedeschi, dai nazisti, e si trovavano lì nell'infermeria, rinchiusi comunque dentro il lager e oltretutto ammalati. Dicevamo che davvero quello che ho letto all'inizio di questo capitolo è sconvolgente. In quei 10 giorni, nell'infermeria, le brande degli infettivi gravi, come Levi, che era ammalato di scarlattina, confinavano con la sezione, con altre sezioni dell'infermeria. La sezione degli ammalati di TBC, quindi tubercolosi, malattie dei polmoni, eccetera, e poi c'era la sezione dei dissenterici, cioè gli ammalati di dissenteria. Oltretutto, con quello che mangiavano lì nel lager, era logico che molte persone si ammalassero di questa grave malattia, a causa della quale tra l'altro morirono in molti. La dissenteria, una malattia tremenda, quindi dell'intestino, eccetera. Sentendo provenire da quest'ultima parte, la parte di chi era ammalato di dissenteria, dei lamenti in lingua italiana, Primo Levi era entrato in quella sezione e lì trova un suo amico di Venezia che sta morendo di freddo. Appena un mese prima era ancora forte, era riuscito a resistere al lager e a condizioni forse peggiori, ma
la dissenteria lo stava uccidendo, e poi trova Cesare, appunto, che diventerà un grande compagno di Primo nel viaggio di ritorno in Italia. La scena, vi dicevo, è davvero ripugnante, perché gli ammalati di dissenteria non solo non ricevono cure, nessuno in quei 10 giorni riceveva cure, ma avevano conciato, diciamo così, quella zona del lager, insomma, in un modo davvero bruttissimo. Sta di fatto che Cesare riesce a superare questa tremenda esperienza. Poi viene reclutato dai russi, cioè si rimette in sesto, fin troppo in sesto, perché i russi lo prendono e lui non voleva farsi prendere, per costruire una trincea quando c'era il rischio che i tedeschi riprendessero terreno. Qui iniziano a emergere anche alcune caratteristiche dei russi, che sono, lo vedremo, sicuramente meno organizzati e precisi dei tedeschi, ma proprio per questo è preferibile il loro bonario disordine alla disumana disciplina del lager. Anzi, la loro selezione per lavorare, a cui appunto è sottoposto anche Cesare, no? È una sorta di parodia della tremenda selezione interna al campo di Auschwitz fra quelli che continuavano a vivere e quelli che invece erano destinati alla camera a gas. Infine si trova una donna in Polonia, come molti italiani, che poi però, ecco, c'è, nel senso che molti italiani si sposano con delle polacche, si uniscono con delle polacche, quindi anche Cesare si trova una donna lì, che poi però lo lascia per un soldato russo. Da allora in avanti Cesare diventerà un grande compagno di viaggio, vedremo, di Primo Levi. Quindi, insomma, lasciato da questa polacca, riesce comunque a portare via una bottiglia al soldato russo che adesso è diventato il nuovo uomo di quella polacca, e incomincia anche lui il suo viaggio di ritorno, vedremo, insieme con Primo Levi. Cesare aveva un grande pregio, riusciva a distogliere, uno dei pochi che riusciva a distogliere Primo Levi dalle sue malinconie. Grazie alla sua voglia di vivere, di procurarsi cibo e altro, non sempre in modo legale e irreprensibile, quasi un ragazzo di borgata, diciamo così, come li possiamo trovare nei romanzi di Pasolini, cioè un romanaccio, insomma, pieno di vita, che appunto, come diciamo, faceva sorridere spesso Primo Levi, e quindi gli faceva dimenticare un po' la sua tristezza. 8 maggio 1945 è il giorno della vittoria definitiva e quindi della capitolazione dei nazisti a Berlino. Berlino viene presa dai russi, dai sovietici. La notizia della vittoria della guerra giunge a Levi mentre si trova appunto lì in Polonia, e viene solo e semplicemente intuita da Levi, dal momento che non sa il polacco, cioè scorrendo un po' i titoloni che c'erano sui giornali polacchi, ma soprattutto è percepita in base alla gioia, si capisce, la si intuisce nella gioia della gente, della città e soprattutto dei russi, che a questo punto inscenano uno spettacolo per festeggiare. Ecco, qui abbiamo un'altra dimostrazione della differenza fra i tedeschi e i russi, nel senso che gli ufficiali russi partecipano a questo spettacolo, cosa che un ufficiale tedesco non avrebbe mai fatto. Adesso quindi non ci sono più fronti e frontiere di guerra, no? Quindi nulla dovrebbe teoricamente impedire a Primo Levi e ai suoi compagni di raggiungere il proprio paese, quindi ad esempio l'Italia, no? In realtà le cose non andranno così facilmente, no? Non sarà affatto così facile e dovranno passare ancora molti mesi. Magari qualche altro contingente, per esempio ex prigionieri provenienti dalla Francia o da altre regioni dell'Europa o nazioni dell'Europa, riuscirono ad arrivarci prima, no? A ritornare prima nel loro paese. Gli italiani no, ad esempio il caso di Primo Levi no. Ecco, i sognatori, così si intitola il capitolo successivo, significativamente,
sono gli illusi che credono a questo punto che sia imminente il proprio rientro in patria. Come già detto, non sarà fatto così e passeranno parecchi mesi. C'è qualcuno però che ha capito, che ha intuito che non conviene fidarsi troppo dei russi, dei sovietici, ed è questo tale Cravero, che è praticamente un delinquente, no? Infatti nel campo di Katowice ci sono anche degli ex detenuti provenienti da San Vittore. A un certo punto i nazisti hanno proposto a questi detenuti: volete rimanere nel carcere qui in Italia oppure volete venire a lavorare con noi in Germania? E alcuni di questi detenuti hanno accettato, no, questa proposta dei nazisti. Fra questi Cravero, un furfante compiuto, incontaminato, senza sfumature, un vero e proprio delinquente. Egli decide di tornare in Italia clandestinamente, fidando nei suoi mezzi, avvezzo, abituato com'era, a vivere al di fuori di ogni legge. Di sicuro le varie frontiere, burocrazie, eccetera, che frenavano gente come Primo Levi, non frenavano invece delle persone che erano sempre vissute nell'illegalità, come Cravero. Dal momento che si dirige a Torino, questo tale Cravero, Primo Levi gli chiede di recapitare una lettera ai suoi. Cravero dice: sì, te la porto io la lettera ai tuoi. E sarà questa effettivamente l'unica comunicazione dello scrittore alla sua famiglia in tutto quel tempo. Però Cravero cerca di approfittare della situazione, cerca di estorcere dei soldi che avrebbe portato a Primo. Dice alla mamma, alla sorella di Primo, che Primo Levi è in grande difficoltà e che se loro danno a lui tutti quei soldi che lui chiede, li farà avere a Primo e quindi Primo potrà tornare prima a casa. Sono tutte balle, ovviamente, no? Non essendo riuscito a convincere la mamma e la sorella di Primo Levi, dicono di ritornare, che ci penseranno, no? Allora lui cosa fa? Prende, ruba quindi impunemente la bicicletta della sorella di Primo Levi. Poi però Primo Levi saprà bene da lui, anche perché riceverà una comunicazione, ritornerà nuovamente a girare le carceri italiane, no? Come appunto ad esempio le carceri nuove di Torino. In questo periodo, quindi siamo nel maggio-giugno del 1945, Primo Levi contrae una brutta malattia, la pleurite, si ammala. E inutilmente anche Leonardo cerca di guarirlo, si dà da fare pazzescamente per trovargli sulfamidici o altre medicine, eccetera. Arriva è solo il dottor Gottlieb che riesce a guarirlo. Gottlieb parlava perfettamente l'italiano, non solo questa lingua, e correva spesso in aiuto, spesso appunto di aiuto nostro, quindi degli ex prigionieri di Auschwitz, di noi fuggiti come lui alla trappola mortale del Lager. Era un mezzo italiano perché proveniva dall'Istria, poi era passato da tantissimi altri paesi, era passato, dicevamo, anche da Auschwitz. Allora Gottlieb riesce a curare Primo Levi, sarà anche il responsabile del convoglio degli italiani, cioè del treno che dovrebbe riportarli attraverso Odessa in Italia, ma che poi dopo si fermerà a Smerinka. Fino a Smerinka Gottlieb guiderà, sarà il responsabile del convoglio, responsabile degli italiani presso, insomma, le autorità sovietiche, dei russi, eccetera. Poi però più nessuno lo vide a Smerinka, e lì a Smerinka incominciò il travaglio, l'odissea di Primo Levi e degli altri italiani, che invece di andare a sud, come vedremo, saranno costretti ad andare verso nord. Insomma, più nessuno vide Gottlieb e gli italiani persero con lui un importante punto di riferimento. Cioè, dalla Polonia fino alla Russia, effettivamente Gottlieb era stato davvero bravo, no? Nel condurre le trattative a nome degli italiani con i russi. Ma poi lui scompare e le cose peggiorano parecchio per gli italiani. Infatti, nel capitolo verso sud,
si parla di questo viaggio verso Odessa, no? Che si interrompe, dicevamo, anzitempo a Smirinka, dove si notano già i segni dell'inizio della guerra fredda. Cioè, ricorderete, insomma, che Roosevelt, Churchill e Stalin si erano trovati insieme, avevano deciso insieme di combattere i nazisti, e quindi c'era stato il grande periodo dell'alleanza, no? Fra l'Inghilterra, gli Stati Uniti e la Russia sovietica. Adesso ormai terminata la guerra, e comincia a esserci sempre più gelo fra queste superpotenze, no? Fino ad arrivare all'inizio, allo scoppio della guerra fredda. Ecco, dicevamo quindi che passano da Smerinka, i russi hanno combattuto a fianco degli occidentali contro il nemico comune, ma ora iniziano a concepire sogni di espansione verso ovest. Infatti, un imbianchino lì, nella stazione di Smerinka, eresse un'impalcatura lungo la facciata della stazione e fece sparire sotto uno strato di intonaco la scritta «Proletari di tutto il mondo unitevi», in luogo della quale, al posto della quale, con un sottile senso di gelo, lettera dopo lettera ne vedemmo nascere un'altra ben diversa. «Pered Nazapad», «Avanti verso l'Occidente». Quindi i sovietici, che ormai avevano in animo di espandere la loro influenza sempre più verso Occidente. E così, se il capitolo precedente si chiamava «Verso Sud», quindi verso Odessa, dove teoricamente gli italiani avrebbero dovuto prendere una nave che avrebbe dovuto condurli in Italia, adesso invece sono, per motivi che assolutamente non comprendono, sono spediti a nord, no? Nel nord della Russia. Ecco, non a caso questi due capitoli vengono l'uno dopo l'altro a significare l'illogicità del percorso, no? Un percorso molto tortuoso, no? Un andirivieni, no? Dicevamo anche ciclico in alcuni punti, perché appunto da Smerinka sono costretti ad andare a nord. Nella cartina si può vedere come il viaggio di ritorno abbia seguito un percorso anomalo, e così gli italiani si trovano ad attraversare la Russia prima da nord a sud e poi da sud a nord, spesso ripercorrendo gli stessi luoghi. Ecco il capitolo successivo, una curizzetta. Gli italiani sono trasferiti nel campo di raccolta di Slutsk, nel quale primo ritrova fortunosamente il greco Mordonaum, che poi però a un certo punto partirà verso la Grecia, mentre gli italiani saranno costretti a spostarsi in un altro campo, eccetera, eccetera. Perché il capitolo si intitola Curizzetta, una curizzetta? Curizzetta è il termine russo, locale, curizza, per gallina. Cesare e Primo riescono, non senza difficoltà, ad ottenere questa gallina dalla gente del posto, barattandola con alcuni piatti nel corso di uno dei viaggi di trasferimento. Non è stato molto facile, dicevamo, l'abbiamo già spiegato prima, no? Is fretus, cioè Primo Levi aveva l'incarico di farsi capire da questi russi e non c'era riuscito, no? Anche se aveva cercato in tutti i modi di farsi comprendere a parole, no? Mentre invece Cesare riusciva a farsi capire forse meglio a gesti. Dicevamo che proprio lì, a Zrutsk, che gli italiani vengono a sapere che dovranno recarsi a piedi a Starie Doroghi, a 70 km di distanza da Zrutsk, là dove c'è la punta, diciamo, settentrionale del grande viaggio di ritorno di Primo Levi. La modalità del trasferimento è l'ennesima dimostrazione della disorganizzazione russa. Un mattino, con velocità misteriosa e fulminea, si propagò fra noi la notizia che avremmo dovuto lasciare Zrutsk, che era un campo dove c'erano appunto i greci e tantissimi altri, diciamo, magari ex prigionieri o anche ex soldati di tantissime nazioni e nazionalità, ed erano trattati abbastanza bene, no? Lì a Zrutsk. Solo che dicevamo che un mattino arriva la comunicazione
che avremmo dovuto lasciare Zruzk, solo gli italiani avrebbero dovuto lasciare Zruzk, a piedi, per essere sistemati a Starie Doroghi, a 70 km di distanza, in un campo di soli italiani. I tedeschi, in analoghe circostanze, avrebbero cosparso i muri di manifesti bilingui, nitidamente stampati, con specificata l'ora della partenza, l'equipaggiamento prescritto, la tabella di marcia e la pena di morte per i renitenti. I russi invece lasciarono che l'ordinanza si propagasse da sé e che la marcia di trasferimento si organizzasse da sé. Quindi è vero da una parte che questa è la dimostrazione di una certa disorganizzazione, ma dall'altra parte c'è sempre l'incubo, no? Della disciplina ferrea nazista, sotto la quale si nascondeva la morte il più delle volte. Vecchie strade, nuovo capitolo. Il viaggio che conduce gli italiani da Zruzk a Starie Doroghi è un incubo, un vero e proprio incubo. Proprio perché quelle vecchie strade che devono percorrere quei 70 km sembrano interminabili, quasi dei labirinti. Anzi, addirittura sembrano ricondurre al punto di partenza. Il viaggio non conduce alla meta in questo libro, l'abbiamo già visto, no? Ma è spesso un ritornare sugli stessi passi. In nessun'altra parte d'Europa, infatti c'è scritto alla pagina 131 del libro, credo, può accadere di camminare per 10 ore e di trovarsi sempre allo stesso posto, come in un incubo. Nel corso del viaggio Cesare si ingegna a vendere pesci ai russi, frodandoli il più delle volte. Ma un giorno, come vi ho già anticipato nell'introduzione, si intenerisce vedendo una donna poverissima, quindi non le vende, vorrebbe venderle i pesci, ma invece glielo regalano, no? A lei, ai suoi figli. E poi si pente, perché in questo modo rovina la sua reputazione commerciale. Il Bosco e la via. Arrivano finalmente, dopo questo viaggio un po' travagliato a piedi, arrivano a Starie Doroghi e racconta Primo Levi: rimanemmo a Starie Doroghi in quella casa rossa piena di misteri e di trabocchetti come un castello di fate, misteri e trabocchetti, per 2 lunghi mesi, dal 15 luglio al 15 settembre del 1945. Furono mesi di ozio e di relativo benessere, perciò pieni di nostalgia penetrante. Era un bel posto questo di Starie Doroghi. Loro godono anche del paesaggio, di poter scorazzare liberamente, non sono costretti più né dentro un campo né dentro un treno, quindi hanno una certa libertà, godono di una certa libertà, però continuano a pensare nostalgicamente a casa loro, alla patria. In questi mesi gli italiani frequentano due tedesche, ex ausiliare della Wehrmacht, che si nascondono nel bosco e vivono di prostituzione e di espedienti. Alcuni degli italiani poi sono talmente attratti dal bosco e da chi vi abita, quindi da quelle due tedesche per esempio, che preferiscono vivere lì piuttosto che nella Casa Rossa, dove sarebbe appunto la residenza degli italiani. Come il Velletrano, originario delle vie sovraffollate di Trastevere, non di Velletri, ma di Trastevere, eppure questo era il suo soprannome. Il Velletrano si era ritrasformato in un uomo selvaggio con mirabile facilità. Non pernottava quasi mai alla Casa Rossa, non dormiva mai alla Casa Rossa insieme con i suoi compagni italiani. Viveva nella foresta, scalzo e seminudo. Viveva come i nostri lontani progenitori, gli uomini primitivi. Tendeva trappole alle lepri e alle volpi. Si arrampicava sugli alberi per nidi, abbatteva le tortore a sassate e non disdegnava i pollai dei casolari più lontani. Ecco, abbiamo già detto, no? Delle avventure picaresche, insomma, di questo libro, no? Di questi vagabondaggi alla ricerca affannosa di cibo, avventurosa, di cibo. Abbatteva le tortore a sassate, non disdegnava i pollai, dicevamo, raccoglieva funghi e bacche tenute generalmente per incommestibili, non commestibili, e a sera non era raro incontrarlo nelle vicinanze del campo, accovacciato sui talloni davanti a un gran fuoco, su cui
cantando rozzamente, arrostiva la preda della giornata. Dormiva poi sulla nuda terra, coricato accanto alle braci. I giorni di stare due roghi passavano così, in un'interminabile indolenza, sonnolenza e benefica, sonnolenta, scusate, e benefica come una lunga vacanza, rotta solo a intervalli dal pensiero doloroso della casa lontana e dall'incanto della natura ritrovata. Insomma, la casa rossa e il bosco rappresentano un momento di pace e di libertà. In questo sono l'anti-lager, no? Cioè luoghi in cui non vige la ferrea rigida disciplina tedesca, ma le forze vitali e istintive possono esprimersi senza i limiti imposti dalla società. Pensate, dicevamo, abbiamo letto appunto al velletrano che vive e dorme all'addiaccio e vive di espedienti. Anzi, in una sorta di antisocietà, di anti-lager, anarchico, preistorico, come nel caso del velletrano. Il capitolo teatro. A Stare due roghi c'è un gruppo di italiani provenienti dalla Romania, che si erano aggregati solo in un secondo tempo al gruppo degli italiani provenienti dalla Polonia e che inizialmente erano più facoltosi, ricchi, avevano soldi anche, no? Rispetto agli ex prigionieri come Primo Levi. Così, oltre al cinematografo che è portato dai russi, gli italiani rumeni, detti così perché appunto provenivano dalla Romania, nell'agosto del 45 organizzano uno spettacolo, la rivista Il naufragio degli Abulici, per prendere in giro i russi che bloccano lì gli italiani, detti appunto Abulici, no? Evidente qua l'autoironia, perché gli italiani riconoscono di non far niente, pigramente in quella situazione non reagiscono di fronte allo stallo in cui si trovano a vivere. Insomma. Perfino nel divertimento, però, Levi intravede una nota di amarezza, retaggio della condizione del prigioniero. Il numero del cappello a tre punte, per esempio, toglieva il respiro, veniva accolto ogni sera con un silenzio più eloquente degli applausi. Ecco, come saprete, la canzone Cappello a tre punte è una canzone che ha pochissime parole, il mio cappello a tre punte il mio cappello, se non avesse tre punte non sarebbe il mio cappello. E poi man mano che avanzano le strofe si tolgono delle parole che vengono sostituite con i gesti. Diciamo che all'interno di questa rivista, cioè di questo spettacolo, la performance del cappello a tre punte era molto apprezzata, però era probabilmente qualcosa che nella gestualità ricordava il lager. Infatti, forse perché, ecco perché era un pezzo, un brano così applaudito, no scusate, accolto ogni sera con un silenzio più eloquente ancora degli applausi. Forse perché vi si percepiva sotto l'apparato grottesco, cioè di questa gestualità, il fiato pesante di un sogno collettivo, del sogno, ricordate che il sogno si trova all'inizio e alla fine anche del romanzo, che vapora dall'esilio e dall'ozio, quando cessano il lavoro e la pena e nulla pone riparo fra l'uomo e se stesso. Forse perché vi si ravvisava l'impotenza e la nullità della nostra vita e della vita, e il profilo gobbo e sghembo dei mostri generati dal sonno della ragione. È evidente qua il riferimento al lager, che è appunto il sonno della ragione, cioè il momento in cui, in maniera più evidente, no, si è espressa l'irrazionalità umana. Da Stare due roghi agli asi è un capitolo in cui si parla finalmente della partenza, da Stare due roghi nel settembre del 45, e poi del viaggio in treno fino a Iasi, che è una stazione di frontiera tra la Russia e la Romania. Il viaggio, iniziato non, come già detto nell'introduzione, non il 15 settembre, ma il giorno dopo, il 16, prosegue sempre con molti intoppi. Prima di arrivare lì, comunque, il treno ci mise delle settimane, perché la partenza fu rimandata e poi perché era comunque mal ridotto. No? Poi da Iasi, quindi dalla frontiera fra Russia e Romania, alla linea, cioè la linea di demarcazione che demarca appunto la zona di influenza russa
da quella di influenza americana e questa linea passa in Austria nei pressi di San Valentin, a pochi chilometri da Linz. Il viaggio è molto tormentato, la gente ha sete per procurarsi un po' d'acqua. Ecco, adesso in questo capitolo che si narra di come Primo Levi rischi davvero di perdere il treno, letteralmente, ma non c'era l'acqua. Certe volte rubavano l'acqua dalla locomotiva addirittura. Quando il treno si fermava, e non potevo mai sapere se si fermava per 1 minuto o per 2 ore, allora valeva comunque la pena che qualcuno, uno magari un po' svelto, capace di correre, volevo dire, molto velocemente, prendesse un secchio e poi dopo non avevano neanche la corda, erano riusciti legando insieme delle cinture, no? A fare una specie di corda, calasse il secchio in un pozzo lì vicino dove si era fermato il treno, lo riempisse d'acqua per poi portare l'acqua a tutti i suoi compagni. Ed è quello che fa Primo Levi. Una volta solo gli succede che mentre sta calando il secchio nel pozzo, il treno sta per ripartire, sente il suono del treno che riparte, deve però assolutamente riprendersi il secchio e tutte le cinghie arrotolate l'una con l'altra, perché sono qualcosa di troppo prezioso. E quindi deve correre col secchio pieno d'acqua, con le cinghie, eccetera, deve correre e cercare di raggiungere il treno, quasi quasi lo perde, se non ci fosse stato l'aiuto di quelli delle ultime carrozze che l'avevano preso e quindi ghermito e portato su. Quindi un'avventura molto particolare quella che passa Primo Levi. Poi ancora. Si narra di quando il treno arriva a Curtici, e il Curtici è un paesino invece che è alla frontiera tra Romania e Ungheria, dove gli italiani sono costretti a stare per una settimana e praticamente mettono a ferro e fuoco, nel senso che saccheggiano il villaggio, soprattutto gli ultimi giorni. I primi giorni pagavano la gente di Curtici, poi quando non avevano più soldi, eccetera, hanno preso e razziato tutto quello che potevano razziare perché avevano fame e sete. È il momento in cui Cesare però decide di lasciare la compagnia, non ne può più, non ha tutta la pazienza che hanno gli altri di aspettare, diciamo, i russi, i loro tempi, eccetera, e così decide di lasciare la compagnia, di tornare indietro a Bucarest per raggiungere poi l'Italia in aereo. Lo farà anche se arriverà qualche mese dopo. Questo è il caso di una prolessi. Nel testo ci sono spesso delle prolessi, quindi delle anticipazioni, o non parliamo delle retrospezioni, i flashback, quindi ad esempio relativi al periodo del Lager. Questa è un'anticipazione, no? Nel senso che poi dopo Cesare, una volta ritornato in Italia, comunicherà a Primo Levi quello che gli è successo a Bucarest e quando è effettivamente ritornato in Italia. L'assenza di Cesare comunque si farà sentire, soprattutto la percepirà Primo Levi, perché abbiamo detto che era l'unica persona che lo faceva divertire. Anche in Austria le cose comunque non andarono benissimo. I nostri rischiano di tornare al punto di partenza. Infatti, il discorso, dicevamo, come dire, del viaggio ciclico. Leggendo proprio un brano della pagina 210-211. Speravamo di passare dall'Ungheria all'Austria senza complicazioni di confine, ma non fu così. Il mattino del 7 ottobre, 22° giorno di tradotta, eravamo a Bratislava, in Slovacchia, in vista dei Beskidi, cioè degli stessi monti che sbarravano il lugubre orizzonte di Auschwitz. Altra lingua, altra moneta, altra via. Avremmo chiuso l'anello, cioè corrono il rischio di ritornare al punto di partenza, di ritornare in Polonia. Katowice era a 200 chilometri. Avremmo ricominciato un altro vano e estenuante circuito per l'Europa. Ecco l'incubo di non arrivare più, di non arrivare mai in patria e di ritornare lì. Comunque, il pensiero è sempre lì, è sempre ad Auschwitz. L'Austria è terra di tedeschi, anche se non è propriamente Germania. Ma i nostri italiani, Primo Levi, eccetera, non provano soddisfazione a vedere prostrati i nemici. Non avevamo provato alcuna gioia nel vedere Vienna sfatta
e i tedeschi piegati, anzi, pena, provano pena. Non compassione, ma una pena più ampia, che si confondeva con la nostra stessa miseria, con la sensazione greve, pesante, incombente, di un male irreparabile e definitivo, presente ovunque, annidato come una cancrena nei visceri dell'Europa e del mondo, seme di danno futuro. Il capitolo Il risveglio. È l'ultimo capitolo del romanzo. Il risveglio starebbe a indicare quindi probabilmente il fatto che finalmente Primo Levi arriverà in Italia. Ma il risveglio potrebbe anche essere tormentoso, nel senso che comunque potrebbe avvenire dopo un sonno che è in realtà un incubo. Quando passano la linea di demarcazione fra russi e americani, ecco, come vedete nella slide, per esempio, c'è la fotografia di un carro armato americano che si differenziava da quelli russi perché aveva la stella bianca invece che rossa. Gli italiani sono tenuti a fare un bagno che è una sorta di parodia delle docce di Auschwitz, perché mentre il bagno dei tedeschi era segno di inciviltà, cioè della morte, insomma, che poi sarebbe arrivata lì nel campo di concentramento, perché spesso così anche ammazzavano i prigionieri, il bagno degli americani è invece un segno di civiltà, perché disinfettano gli italiani col DDT, conoscono e diffondono ad esempio l'uso della penicillina. Il treno passa poi direttamente dalla Germania, in particolare da Monaco. Questo passaggio non lascia indifferente, non può lasciare indifferente gli italiani e soprattutto Primo Levi. Ci sembrava di avere qualcosa da dire, enormi cose da dire, ad ogni singolo tedesco, a quelli che si trovavano sulla via di Monaco, ad esempio, e che ogni tedesco avesse da dirne a noi, ad esempio chiedere perdono. Sentivamo l'urgenza di tirare le somme, di domandare, spiegare e commentare, come i giocatori di scacchi al termine della partita. Sapevano loro di Auschwitz, della strage silenziosa e quotidiana a un passo dalle loro porte? Sapevano, sappiamo che purtroppo invece molti non sapevano, o comunque molti hanno ignorato o non hanno voluto sapere. Se sì, come potevano andare per via, tornare a casa e guardare i loro figli, varcare le soglie di una chiesa? Se no, dovevano sacramente udire, imparare da noi, da me, tutto e subito. L'angoscia di Levi, però, sicuramente riguardava i tedeschi di allora, ma potrebbe riguardare anche tutti noi. Tutti noi dobbiamo sacramente udire, imparare da lui, ad esempio, tutto e subito, perché il rischio nostro, come il loro, è quello di dimenticare. Finalmente, però, il treno da Monaco prende la strada del sud, quindi del Brennero, no? E quindi ormai si dirige verso l'Italia. I mesi or ora trascorsi, qui vediamo il treno quindi che passa attraverso le montagne, i mesi or ora trascorsi, pur duri di vagabondaggio ai margini della civiltà, ci apparivano adesso come una tregua, una parentesi di illimitata disponibilità, un dono provvidenziale ma irrepetibile del destino. Ecco perché si intitola così, quindi, questo romanzo. Passando il Brennero, no? O comunque in quella zona lì, a Primo Levi vengono in mente questi pensieri, no? Che tutto sommato ha vissuto un momento privilegiato, no? Insieme a questi compagni, a questi amici. Poi dopo, ritornando a casa, magari nella solitudine della sua stanza o del suo studio, ritorneranno più amari addirittura i ricordi del Lager, no? Ricompare anche in altri passaggi del testo questo termine fondamentale della tregua, perché in fondo l'esperienza del Lager ha reso non più eludibile l'angoscia della morte, di fronte alla quale è possibile solo godere di effimeri momenti di tregua, appunto. È un po' come la quiete dopo la tempesta, diciamo così, no? La tregua dopo il Lager, dopo il campo di concentramento. Ma esattamente come avveniva anche nella poesia di Giacomo Leopardi,
è qualcosa di effimero, di breve durata, no? Perché poi il dolore, la sofferenza ritorna. Il rientro a casa, il rientro a Torino non porta comunque quella soddisfazione che ci aspetteremmo. Se in alcuni momenti il ritorno a casa sembra il traguardo da raggiungere, una volta arrivato a Torino, non a caso, Primo Levi non dice niente della sua famiglia, se non che hanno fatto persino fatica a riconoscerlo, conciato com'era dopo 20 mesi di lontananza. Certo, però non tutto è negativo. Infatti, ritrovai gli amici pieni di vita, quelli che avevo lasciato in Italia. Il calore della mensa sicura, stavolta il pane non deve cercarselo, no? Come gli era capitato anche in questi mesi di viaggio. La concretezza del lavoro quotidiano, la gioia liberatrice del raccontare. Come vi ho già detto, infatti, appena ritornato in Italia, Primo Levi si metterà a scrivere a quel libro bellissimo che è Se questo è un uomo. Ma questo libro non ha comunque la tregua, non ha comunque un lieto fine, perché certe cose non si possono dimenticare. L'ultima cosa che viene descritta in questo libro è un sogno, no? Infatti Primo fa spesso questo sogno, un sogno vario nei particolari ma unico nella sostanza. E dice, così racconta Primo Levi: io sono a tavola con la famiglia, o con amici, o al lavoro, o in una campagna verde, in un ambiente insomma placido e disteso, apparentemente privo di tensione e di pena. Eppure provo un'angoscia sottile e profonda, la sensazione definita di una minaccia che incombe. E infatti, al procedere del sogno, a poco, brutalmente, ogni volta in un modo diverso, tutto cade e si disfa intorno a me. Lo scenario, le pareti, le persone, e l'angoscia si fa più intensa e più precisa. Tutto è ora volto in caos. Sono solo al centro di un nulla grigio e torbido. Ed ecco, io so che cosa questo significa, e anche so di averlo sempre saputo. Sono di nuovo in lager, e nulla era vero all'infuori del lager. Ecco il caos, il grigio, fanno venire in mente, no? Si sognano nuovamente, c'è l'incubo insomma del lager. Il resto era breve vacanza, è una tregua, dicevamo, il resto, no? O inganno dei sensi, sogno, la famiglia, la natura in fiore, la casa. Ora questo sogno interno, il sogno di pace, è finito e nel sogno esterno che prosegue gelido odo risuonare una voce ben nota, una sola parola, non imperiosa, anzi breve e sommessa, è il comando dell'alba in Auschwitz, una parola straniera, perché polacca appunto, temuta e attesa. Alzarsi, stavaci. Ecco, quindi che dicevamo che ritorniamo, viene nuovamente nominata questa parola che avevamo visto anche nella poesia introduttiva. Leggendo questa amara conclusione, evidentemente, si può capire ancora meglio il motivo per il quale Primo Levi si sia tolto la vita. È morto suicida, infatti, Primo Levi nel 1987. L'ultima cosa, quindi, che possiamo dire è che il romanzo ha una struttura ciclica. Il libro inizia citando nella poesia introduttiva la parola stavac, alzarsi, e si chiude con la stessa parola. In questo ritroviamo la concezione ciclica della vita, del tempo, no? Come abbiamo visto, e degli spazi. Dal lager inizia la consapevolezza di Primo Levi, nel lager finisce, con il suicidio che ne è diretta conseguenza. Anche la storia, anche la trama di questo romanzo inizia e termina con l'incubo della sveglia nel lager.